cos'è il mercato finanziario? Nel mondo esistono soggetti, principalmente le famiglie, che accumulano risparmio e altri soggetti, principalmente le imprese, che lo richiedono per sostenere degli investimenti e per inventare e produrre nuovi prodotti. Il mercato finanziario è quindi l'insieme degli strumenti finanziari di investimento e dei soggetti che consentono al risparmio di essere investito. Gli strumenti finanziari principali sono le azioni e le obbligazioni. Le azioni sono per chi le detiene la proprietà di una quota dell'impresa che le ha emesse e danno diritto ai dividendi eventualmente distribuiti dalla stessa. Le obbligazioni rappresentano un prestito per un periodo di tempo predeterminato. Tipicamente, la remunerazione per colui che acquista l'obbligazione è rappresentata dall'interesse periodicamente pagato dall'emittente. Quali sono i soggetti che operano nel mercato finanziario? I soggetti sono molti. In particolare, ci sono gli intermediari finanziari, come ad esempio le banche, che hanno il compito di facilitare lo scambio svolgendo il ruolo di tramite. Con il loro lavoro riducono il tempo necessario per trovare un soggetto a cui chiedere o prestare denaro. Un altro soggetto del mercato finanziario sono i fondi comuni di investimento, che raccolgono il denaro dei risparmiatori e lo investono in svariati strumenti, ad esempio azioni ed obbligazioni, riducendo il rischio. Un ultimo soggetto che opera nel mercato finanziario è la compagnia di assicurazione, che si assume il rischio dei clienti a fronte del pagamento di un premio periodico. Come sono regolati i mercati finanziari? Nel mercato finanziario vigono regole precise ed esistono delle autorità di controllo, come la Consob, la Banca d'Italia e Vivas, che supervisionano gli scambi ed intermediari. Per la natura dell'attività, gli intermediari finanziari devono essere molto solidi, ovvero devono avere un patrimonio superiore a una certa soglia. Regole chiare, semplici e trasparenti favoriscono la fiducia dei risparmiatori e lo sviluppo di un mercato concorrenziale.